Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro combattimento con il distruttore e abbiamo vinto senza morire. Oggi siamo arrivati a 5000 sfere di energia. Direi di utilizzarle per potenziare già al massimo la pistola e mettiamo il fuoco rapido. Vorrei vedere però il deidratato se è un'arma a parte. Eh sì, a questo punto sì, è un'arma a parte. Ah certo, è certo che scemo, non ci ho pensato. È la stessa pistola e lui la gira e poi diventa deidratato. Ok. Però ora possiamo spammare. Possiamo spammare finalmente colpi, certo. Non è stato sto grande potenziamento perché già lo facevamo, però meglio di nulla. Dobbiamo andare nel sottosuolo. Entra il sistema fognario della città, ok. Eccoci arrivati. Sempre molto rapidi i nostri spostamenti, eh. Chissà chi saranno i nostri... il braccio. Passare al guanto di Tesla mi sembra una buona idea. Questa deve essere l'ora di punta. Ok, sono dei musicisti velenosi. Avevano ragione quando dicevano. Non capisco se la loro nube mi può fare danno o meno. In ogni caso, morite per favore. Dovresti riuscire a rimuovere qualunque cosa li stia fermando. È che non lo so. Allora. Molto bene. Ecco, fatto. Un altro fusibile da far saltare e i treni saranno di nuovo in orario. Ok, devo spostare questo perché è l'altro. Ok. Puff, ecco fatto. Di qua non si passa, peccato. Allora, proseguiamo e prendiamoci altre sfere che sicuramente nei prossimi livelli un'altra arma la troviamo. No, dove vai? Il deposito sembra deserto. Un consiglio? Massima attenzione. Certo, quando mai un posto è veramente deserto, Minion? Ok, dobbiamo arrivare fin dall'altra parte. La barricata sembra molto solida. Prova a scagliarle addosso un treno. Ok. Può essere una soluzione, effettivamente. Bravo, Minion. È per quello che forse ti pago. Non posso salire, è peccato. Allora, dobbiamo quindi spingere questo treno fin dall'altra parte solo per rompere una barricata di legno. No. Come hai fatto a prendere danno e a parte quello non hai preso danno? Comunque, aspetta. Grazie. Ve l'ho detto, tutte ste sfere ci servono, che dobbiamo già preparare tutta l'energia che possiamo. Tutta l'energia che riusciamo per la prossima arma o comunque anche per il deidratante. Perché comunque è considerata un'altra arma. Allora, per salire qui dovremo sicuramente potenziare. Allora. No, non dobbiamo potenziare nulla. Dobbiamo usare solo la cassa. La cassa possiamo usarla sia per salire qua sopra, ma anche, immagino. No? Solo fino a qua? Che spreco. Io già pensavo di spostarla fino a qui per poter salire. Eccoci sopra. Aspetta, prima che esplodavamo. Grazie. Allora, ma io come faccio a passare dall'altra parte? Perché è palese che di là ci sia qualcosa. È molto palese. Secondo me serviva la cassa, eh? Oh, fantastico. Molto bene, signore. Secondo me di là c'era qualcosa, però, eh. Vorrei dire, liberiamoci un po' della spazzatura, che uno mi urta, due mi dà fastidio. Ecco fatto. Di qua. Presi, perfetto. Grandissimo. Oh, di qua. Ecco fatto. Allora, ti dirò che ora che abbiamo potenziato comunque anche la pistolina, non è neanche male, perché perfetto, comunque il fuoco rapido è sistemato.
un fuoco rapido sicuramente è utile. Come faccio a passare? Ah, semplicemente così. Di solito lo darei per scontato, ma in questo gioco ho visto che non è così scontato il fatto che puoi saltare oltre certe barricate. Ah, ecco come si abbassava. Guarda, deve essere l'interruttore utilizzato per azionare il treno. Ma chi l'avrebbe mai detto, Minion? Chi l'avrebbe mai detto? Non riesco a passare. No. Va bene. Per fortuna l'obiettivo fa il livello senza morire. L'abbiamo già fatto. Saliamo di sopra. Ecco fatto. Prendi tutte le sfere. Bravissimo. Dai, magari se sblocchiamo la prossima arma, comunque un potenziamento riusciamo a farcelo. Con quale lentezza poi? Come osi entrare nel mio nascondiglio, Megamind? Ma che voce bellissima che c'ha questa persona. Signore. Niente cattura meglio l'attenzione che essere colpiti da un treno. scusami allora. Il doppiatore l'ho già sentito, ma in questo momento non mi sovviene, però è bellissima la voce. Attraversa quel tubo, signore. Ha una voce al bordo, meravigliosa. Non vorrei certo cadere giù. Come osi entrare nel mio nascondiglio? Comunque credo che la loro nube elettrica non... Cioè la loro nube elettrica, sì. La loro nube tossica non mi faccia danno in sé quando appaiono. Quando appaiono, dicevo. Solo quando me la lanciano addosso. Solo in quel caso allora fa danno. Eccoli, pare qualcuno? E sembrano pronti a tutto. E quando mai? Fermo. È un Mi minore. È un Mi minore. Ecco fatto. Questo invece era un colpo basso. Capita? stupidi musicisti. Allora, passiamo dall'altra. Salta. Eccolo. Grazie. Mi ha fatto ridere quel colpo di... Cosa hai fatto? Cos'era quell'uppercut incredibile? È caduto di sotto. Mi ha fatto molto ridere che ha fatto quell'animazione molto anni 80. Molto anni 80 e poi è caduto di sotto. Esattamente come me. Ah, poveraccio. A parte che a volte mettono i muri invisibili per non farti saltare certe cose, ma poi non te li mettono perché magari scivoli. Ecco fatto. Allora, sicuramente appena abbassiamo il ponte arriva qualcuno. No? Strano. Comunque devo prendere la pistola per forza. Vabbè, meglio di niente, dai. Ehi, hai trovato certo, la tua arma disidratante. Esatto, la rendiamo. Può rimpicciolire gli oggetti organici. Le rendiamo. A parte che è organico. Mietate. Dovrebbe funzionare. Ah, proprio per mezzo secondo l'abbiamo usata. Cioè, proprio. Scusami. Anche la porta dovrò. Vediamo. Cosa devo fare? Ah, aspetta, forse lo so io. Fermi tutti. Forse, ripeto forse. Ecco appunto. Ecco fatto. Ora, andiamoci a riprendere il guanto. Grazie. C'è di nuovo la pistola ancora. Ma che palle. Questi cambiamenti così repentini. Grazie. Ma è la pistola normale o la pistola ancora che rimpicciolisce? Hanno bloccato gli interruttori. Cerca in giro qualcosa per attivarli. Tipo la mia pistola che rimpicciolisce le cose? Tra l'altro mi... Come faceva una cassa di legno a bloccare il fuoco comunque? Comunque se mi stavo chiedendo... Scusami. Ah, ok, perché c'era l'oggetto sopra. Ah. Mi stavo giusto chiedendo come funzionerà sui nemici. Aspetta, io. Oh, guarda, adesso sono davvero molto piccoli, signore.
Niente ecco paura. Fatto. Torneranno. Stavo dicendo come funzionerà sui nemici. Li rimpicciolisce e poi li disintegra. Madonna mia. È un destino quasi terrificante. È un destino terribile. Perché? Perché continua a cadere in... in punti così stupidi? Coraggio. L'abbiamo disintegrato. E questo è che ha tirato uno schiaffo dopo averlo impicciolito, Destino terribile. Che destino terribile aspetta queste persone. O meglio, barattati, che destino terribile. Signore, e gli impedirai di entrare. Ma perché continua a scivolare come un babbo di ciolla? Ah, santo cielo. Allora, prendilo. Quel dolore. Così continuerete. Attenzione, a cadere. È esalazione funky. Oddio. È mega male. Non mollano facilmente, signore. Che male. Dai. Ma mi ha tirato la chitarrata addosso. Ma sei stronzo. Allora, aspetta. C'era qualche oggetto qui? No, perfetto. Allora, proseguiamo. Qua c'è qualcosa? No. Prosegui. Alcuni punti sono oh, calmo. Sono abbastanza vuoti. Altri invece sono pieni di cose da fare e nemici da tirare giù. Dovrai innanzitutto sbarazzarti di quei nemici. Chi l'avrebbe mai detto? Sei accorto! Che male! Ecco fatto. Finché posso usare il fuoco ra... Allora, voglio dirlo che questa volta non è stata colpa mia, ma ha fatto l'angolo e lui è scivolato. Ci tengo a precisare questa cosa. Non sono così stupido. Non sono così stupido. Non sempre, perlomeno. Aspetta. Questa mi sa tanto di zona segreta. No? Peccato, potevano nasconderci qualsiasi cosa lì. Combattimento? Di già? Un'altra imboscata! E accordo! Ha detto che accollo o che accordo? Rimani sulla terra fino a quando non arriva in cima. Prendilo! Tanto è poco rapido. Eccolo! Non cadere, signore! Non cadere! Più che altro credo che questa pistolina non conti tanto neanche quanto danno fai. Arrivano, ma quante signore. Volte li colpisci. Avranno una bella lezione. Cioè, se gli fai passare un attimo di tempo fra un colpo e l'altro, comunque l'effetto che si rimpicciolisce si toglie, secondo me. È la pistola normale? Sì, è la pistola normale a questo giro, ok. Queste casse affonderanno, non rimanerci sopra troppo a lungo. Grazie, Minion. Il problema non è tanto il fatto che affondano, ma tanto il fatto... come faccio a capire la distanza fra una cosa e l'altra. Potresti riuscire a creare una sorta di zattera. Questo è un pianoforte. Perfetto, tutti a bordo. Sì, allora. Sì, che pensavo non avrebbe funzionato io. Arrivano! Attento, signore! Io spammo, vai! È un mimino! Ecco, calmo! Eccolo! Tu pensavo avrebbe virato? Dicevo! Che male! Da dove arrivano? Ehi! Eccolo! Sei in trappola! Eccolo. Perché non va più avanti? Ok. Pensavo si fosse bloccato. Io continuo a spammare. Tanto funziona, no? Siamo arrivati? No. Però ora sì, probabilmente. Dovrò alzare il ponte per poter passare. Ecco fatto, allora. Trova l'interruttore. Chissà dov'è. Fammi vedere se di qua c'è qualcosa che ho lasciato indietro. Direi proprio di no. Più che altro è ingannevole perché ti fa pensare, ok, sei come farà a virare? E tu scendi. Oh no, l'ha virato, io come risalgo?
Ecco, a parte che è lucentissimo sto pianoforte. Altri nemici. È un motoscafo. Affondali, signore. Prendilo. E accorto. È un motoscafo questo, non è neanche un pianoforte. Virerà? No, credo che siamo arrivati. Forse c'è un'altra zattera nelle vicinanze. Quanti pianoforti ci sono qua sotto? Vabbè che è un covo di musicisti in erba. Ma proprio in erba. Totalmente. Altro che... Quanti pianoforti hanno? Dove cavolo li hanno presi? Eccoci. L'outlet del pianoforte. Attento, signore! Vai, 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 tranquillo. Io spammo. Eccoli, tanto. E sembrano pronti a tutto. Lo vedo che sono pronti a tutto. Anche io. Eccolo. Prendi questo. Prendilo. Annientali, signore. Fai colare a piccole loro barchette. Vai, fai colare a piccole loro barchette. Dio mio, barchette. Attenzione, siamo arrivati alla fine. Esalazioni funky. Sono dappertutto. Io continuo a spammare, sì. Che tanto. Giustamente quando salti lui continua a muoversi. Comunque siamo arrivati alla fine. Annientali, signore, fai colare a piccole loro barchette. Io non so come faccia la nostra barchetta a rimanere a galla invece. Non amo chi si autoinveta. Provati la tua zattera. A parte che erano sulla loro zattera, non vorrei dirtelo, però è vero che nel momento esatto in cui tu salti lui continua a muoversi. Guarda, è la parte che stavamo cercando. Perché? Occhio. Perché santo cielo? Eccoci qua, siamo arrivati. Fantastico. Livello completato? Un altro componente per la mia macchina di ricomposizione del DNA. Ormai sono sempre più vicino. Mi senti, Blue Titan? Mi senti? Salvataggio in corso. Livello completato. Biglietti, prego. Megasfera, un altro minigioco sbloccato. Mi hanno segnalato che ci sono nubi tossiche di gas che provengono dalle fogne del Me l'hai già città. Detto, Minion. Credo proprio che dovresti andare nel sottosuolo e indagare un po'. Oh, il quadro di Roxanne. E vediamo cosa possiamo potenziare. Anche se è molto probabile che tra poco sbloccheremo questo. Comunque, vediamo, abbiamo 4000 gittata aumentata e danno aumentato. Per adesso me li tengo da parte. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!